Fra Giacomo Pietro. A 12 anni si trasferisce con la famiglia a Venezia. Qui studia alle scuole tecniche di Campo San Felice e inizia l'apprendistato come falegname. Infatti qui trova un impiego nelle officine della Società Veneta di Costruzioni Meccaniche come tornitore e successivamente come fabbro. Il suo debutto espositivo alla Mostra d'Arte di Torino nel 1880 con un quadro di genere, Un curioso accidente. Da quel momento attira a sé l'attenzione degli intenditori. Raggiunge quindi la prima vera affermazione alla Triennale di Milano del 1891, dove espose il quadro intitolato Pace, comprato da Re Umberto. Un'altra opera dal titolo d'inverno fu acquistata dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Poi alla Biennale Veneziana del 1895 espone Un saluto e tristezza, che attualmente si trova nel Museo di Berlino. A quella del 1907, Calma crepuscolare e al vento, conservato nella Galleria d'Arte Moderna di Venezia dove più si trova Piazza San Marco, esposto alla Biennale nell'anno 1899.